saluto con Padre Pio dal complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina, la grande croce che da lontano, ecco, arrivando qui a San Giovanni Rotondo, ci ricorda questo luogo che custodisce in determinati mesi le spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina. Ecco, oggi 2 febbraio, per raccontarvi quello che pochi conoscono. Il 2 febbraio, ovvero tra il 1 febbraio, nella notte tra il 1 e 2 febbraio del 1575, pensate un po', in questi luoghi vi fu la grande conversione di un grande santo, San Camillo dell'Ellis. E la storia ci racconta che la sua cella, la sua stanza nel convento di San Giovanni Rotondo, era quella riservata agli ospiti, quella che poi divenne la stanza di Padre Pio, la cella numero 5. È stato proprio Padre Pio stesso a raccontarlo ad un padre camigliano, Padre Pietro Santoro, che venne qui qualche anno dopo la sua ordinazione sacerdotale, nell'attesa del passaggio di Padre Pio. Padre Pio lo vide, chiaramente un camigliano è visibile immediatamente da questo suo abito con una grande croce stampata sull'abito, e subito si rivolse a questo camigliano, a Padre Pietro, e disse: un camigliano, da dove vieni? E lui disse: padre, vengo dalla Sicilia, la Sicilia. E poi disse: ma tu sai che San Camillo si è convertito proprio qui, in questi luoghi? E lui raccontò: sì, certo, la conversione di San Camillo nella Valle dell'Inferno, proprio un luogo che si trova qui vicino, proprio vicino a San Giovanni Rotondo. Ma poi Padre Pio continuò: ma tu sai che San Camillo è stato proprio nella mia cella? Cioè, San Camillo è stato una notte sola nella mia cella ed è diventato santo. E poi qui fece una battuta Padre Pio: ed io che qui ci sto da tantissimo tempo, da oltre 30 anni, sono un povero diavolo. Ecco, questa l'umiltà, la schiettezza di Padre Pio da Pietrelcina, che poi soggiunse: preghi per me. E continuò il suo tragitto. Beh, la conversione di San Camillo, come ben sappiamo, avvenuta tra il 1 e il 2 febbraio del 1575, mentre proveniva dal convento di San Giovanni Rotondo nel tragitto verso la città di Manfredonia, dove si fermò nella Valle dell'Inferno, e lì decise di abbracciare la vita cappuccina. In quell'occasione dimorò nella cella numero 5 del convento di San Giovanni Rotondo, la stessa che 3 secoli dopo fu la cella di Padre Pio, come raccontò lo stesso Padre Pio a Padre Pietro Santoro. San Pio da Pietrelcina e San Camillo dell'Ellis, due grandi santi, due grandi uomini, testimoni in grado eroico della carità e della passione del Signore.